Sei a causa del lavoro, vado parecchio di pertanze, scusate, devo andare. Che cosa? Nonno, tu sei il vecchio dell'Alpe. Sì, sono io. Ciao, sei ciao tu. Piccola, come ti posso aiutare? Io sono Heidi. Dette, ma che cosa ci fai qua? T'ho portato Heidi. Io purtroppo non lo posso più guardare perché io lavoro. E ora te l'ho portato così tu l'accudisci e gli stai dietro tu. Purtroppo io non posso fare altrimenti. Cioè scusa, quindi adesso toccherebbe a me? Sì. Ma non se ne parla neanche. No, e ora tu la devi guardare, la figlia di tua sorella, perciò io te l'ho portata apposta. Io conosco già quello che è successo, so il nostro oscuro passato. Sì, ma vedrai che ti troverai bene perché Aide è molto brava. Perciò stai tranquilla che non ti darà problemi. Poi qua c'è un ambiente sano. Visto che c'era il formaggio e beverà tanto latte. Visto che l'hai detto a tocchiare, vi puoi spiegare che se ne può fare un vecchio come me che vive sulla montagna di una ragazzina come questa? Io te l'ho detto, vecchio, che io non te la posso guardare più. Io purtroppo devo andare a lavorare, ok? Ti saluto. Ciao, ciao, Heidi, ci vediamo presto, eh. Fai la brava, eh. Ciao, zia. Mi raccomando. Spero che non torni più. Vai, vai. Allora, vediamo un po'. Sì. Pensi che c'entrino lì dentro? Ah certo, purché siano in ordine. Ecco. Questo deve essere il tuo letto. Eh sì. È così duro. Eh già. E dove dormo? Puoi dormire dove vuoi, bambina. Posso mica dormire nella stalla? Beh, direi proprio di no. Perché non ti cerchi un posticino che ti piace? Me lo trovi e mi dici quale ti piacerebbe. Guardati un po' intorno. Che bello qui! Sali! Lo so, Heidi, eccomi, salgo. Ebbene, che c'è? È bello qui! Lo so, è bellissimo, quindi se ti piace così tanto, perché non dormi qua sopra della soffitta? Sì! Bene, allora, però prima dovrò farti un letto. Secondo te per un letto cosa ci vuole? Coperte, un cuscino! D'accordo, vado a prendertene uno. Tu aspettami qua, eh! Ho portato i vestiti, cioè quelli. Allora, t'aiuto anch'io così? Allora. Ecco. Sushi, perfetto. Va bene così? Che bello qui! È comodo? Sì! Oh, bene, sono contento. E sai una cosa, Heidi? Se tu guardi fuori da qui, quando non è nuvolo se ne vedono tante, milioni e milioni di stelle. È bellissimo! Lo so, che io conosco bene la montagna. E sai una cosa, la mattina il vento batte alla tua finestra. Qualche volta piano, qualche volta forte, ma non devi spaventarti del vento.
è solo il suo modo di darti il buongiorno. Il vento può raccontare tante storie, viene da lontano, perciò ascoltalo bene, Heidi. Non puoi immaginare che storie importanti si inventa. Dici sul serio, nonno? Ma certo che dico sul serio. Perché ti sei messa a ridere? Perché io, vecchio asino, mi sono accorto di poter voler bene a qualcuno. Allora mi darei anche qualcosa da mangiare? Hai ragione, certo! Mi ha ricordato pure il pranzo! E ora che ci facciamo da mangiare qualcosa? Bene, vieni, scendi! Allora, ecco qua, Heidi! Vieni! Ecco qua! Questo è per te, Heidi. Pane e formaggio. È un po' alto. Forse sarebbe stato meglio se avessi apparecchiato sul pavimento. Non preoccuparti, adesso ci penso io. Vieni qui. Ti metti così, con le ginocchia. Buono. Questa è roba genuina, vedrai. Col tempo ti piacerà ancora di più. Buono. Sai, lo so. O sai da dove proviene il formaggio? Dalle capre. E io ho due capre, sai? Davvero? Sì, si chiamano Diana e Bianchina. Quando il nostro pastore le porterà qui, le vedrai. Ti piace? Buonissimo! Ah, grazie. Cosa stai facendo, nonno? Cerca di indovinarlo, Heidi. Una sedia! Eh sì, per te. No, mica posso farti mangiare in ginocchio tutte le volte. Ecco qua. Spero che ti piaccia. Ti piace? È bellissima, dai, grazie. Provala. Vediamo se ti regge. Sì, regge. Ora sì. Grazie, nonno. Prego, Heidi. Heidi, dovrei dire una cosa molto importante. Beh, allora, sono sicuro che nessuno te l'ha mai detto fino ad ora, ma io... Purtroppo tanto tempo fa, quando tu eri piccola, non so se dirtelo. Dici che dovrei dirtelo? Allora, tanto tempo fa, quando tu non eri neanche nata, io e tuo padre, Tobias, così si chiamava, e tu gli assomigli molto, e eravamo praticamente andati a finire un ponte, e lui mi stava aiutando. Non mi ero accorto però che stava camminando su un asse fragile. E allora è scivolato dal ponte e stava per cadere giù. Te lo giuro, io ho cercato di salvarlo. Ho fatto quello che potevo, ma è caduto. Tua madre non ha retto il dolore e ci ha lasciato pochi giorni prima, dopo. Purtroppo è così. Come ti senti? Sono molto triste. Lo so, Heidi, lo so. Però ci sono io. Non sei sola. Grazie. Prego, non sei arrabbiata con me? No. Sono contento. Ciao, Heidi. Ciao, nonno. Hai dormito bene? Sì. Ah, bene, bene. Ciao, sono Peter. Ciao, Peter. Bravo, Peter. Adesso te le prendo, dai, ti parla un po' con Peter. Non mi conoscevo, nel frattempo vado le prendo. Ciao, Peter, io sono Heidi. Vecchio, si può sbrigare per favore? Eccomi Peter, eccomi. Allora Peter, questa è mia nipote. Vieni, Heidi. Viene dalla città e mi domandavo se volevi portarla con te al pascolo oggi. Ma non se ne parli. Sì, sì. Sei contento di andare con Peter? Sì. Bene, bene. Andiamo. Attenzione però, Che bello qui! Questo, che bello qui!
bellissimo stare qui. Dai, è difficile, ma sai, non è tutto bene. Bisogna alzarsi verso le 4 del mattino, prepararsi, andare in città a prendere le labbra, portarli a tasca, a volte stare fino alle 11 di sera. È un lavoro mio. È bello però, nella natura. Che belle tutte queste capre! Ma gli hai dato dei nomi? Come si chiamano? Quella. Quella? Bianco di neve. E quella? Lila. Quell'altra? No. E questa qui? Lala. I denti. No! No, no! Non le menare! Devo, perché mamma, le meni? Altrimenti faranno meno latte. Se tu non le meni più, ti darò metà del mio pranzo. A fare pace. Ok! Mazzo di capra di prima qualità, eh? Buono! Non sono abituato a mangiare cioccolato. Noi... così... buono! Che cos'è? Che cos'è qui? No, solo un vecchio ponte, lascia stare, io non andiamo. Perché me. No? Lascia stare, no. No, non si prende. Siete tornati, eh? No, 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 vai! E Heidi, dimmi, aspetta Peter, e dimmi Heidi, per caso siete passati pure su un ponte? Sì! No. Davvero? Ah, ok. Peter, ho una cosa da dirti. Ti avevo avvertito di non farla passare dal ponte, perché ci siete passati? Ti avevo avvertito. Non ti preoccupare, ma domani lei non verrà con te. Ti avevo avvertito, mi dispiace. Va bene. Se permette, no, io andrei, no, no. Eh? Voglio andare con Peter. Aspetta Peter, vieni un attimo qua. Vieni. Allora Peter, capisco il tuo errore. Va bene, dai. Domani riandrete di nuovo in montagna insieme. Bene, basta, bello. Basta. Basta che farete attenzione, eh? Sì. Non dovete più passare per quel ponte. Senz'altro. Bene. Arrivederci. Allora, ciao Peter, eh? Ciao Heidi! Ciao Peter! Allora Peter, come va? Come al solito. Che fai? Scuola, lavoro. È un po' difficile, no, è un po' difficile adesso prendersi in cura. Come stanno? Girati di là. Cosa? Toccato. Dove è la scuola? È una rottura di scatole, però. E che fate? Si studia, si impara. È bello! Sì! Bellissima la scuola! Proprio posto dove vorrei stare 24 ore su 24. Anch'io ci vorrei andare a scuola!
Beh, forse tu potresti, ma non te lo consiglio, non ti perdi niente di che, insomma. Vedi, io a scuola faccio schifo, però un buon lavoro, guadagno, insomma. Mi mantengo. Sei bravo. È un duro lavoro, me l'ha insegnato mio padre. Anche lui era un pastore con me. Portalo a casa. Sì. Nonno, con Peter abbiamo trovato quel uccellino. Ma è troppo piccolo, Heidi. È malato. Non credere che sarà facile riuscire a nutrirlo. Lo dobbiamo curare. Tanto per cominciare, fammelo vedere. Eccolo. È molto più piccolo di quanto credessi. Ma non lo so. Sì, guarda, forse qualcosa carino possiamo fare. Tanto per cominciare cerca tanti insetti e tante mosche. Vado! Ecco, nonno! Ecco, vieni Heidi, guarda. Allora, vediamo questi. Ecco qua, guarda, ora sta meglio. Ah, che bello! Ora adesso, come vedi, è volato via. Non lo vedrò più. Ma no, Heidi, mo perché hai visto, oggi ha piovuto mentre eravate al pascolo con Peter, no? Ha piovuto perché naturalmente sta arrivando l'inverno. Vedrai, con la nuova stagione ritornerà. Ah, che bello! Allora lo aspetteremo. Ciao! Come va? Bene, tu? Bene. Vorrei invitarti da me, se ti va. Sì, andiamo. Morta. Guarda. Vedi, quella è una casa. Tanto qui dove hai tante cose. Che bello! Vieni, andiamo. Peter! Salve. Ciao Peter! Salve! Ciao! Ti ho portato una lettera per il vecchio delle Alpi. Il vecchio ha ricevuto una lettera. Ha ricevuto una lettera, se gentilmente gliela puoi portare al vecchio delle Alpi. Va bene. Mi raccomando, non l'aprire, ti riconosco Peter. E fai il bravo con le pecorelle. Salve, pare. Peter, ma come mai questo affanno? È occorso. Che te? T'ha spiegato cos'è? Strano. Grazie Peter, buon lavoro. Io sto passando. Hai ricevuto, nonno? È la lettera, come puoi vedere, solo che. Ah. A quanto c'è scritto pare del parroco? Vediamo un po' che c'è scritto. Ah, Heidi, io intanto vado dietro a leggere la lettera. Tu se vuoi puoi stare un po' qua a giocare. Sì. Vediamo questa lettera. Cosa? Oh, ciao. Buongiorno. Tu sei la piccola. Sì. Ah, vedi, io sono un buon osservatore. E il nonno? È dentro a leggere la lettera. Me lo saluti tanto. Heidi, che succede? Sì. Heidi, c'è che il succede? Parroco. Salve signor parroco. Oh, ciao. Sì, salve, so perché è venuto signor parroco. Prego, si accomodi qua questa sera. Venga. E tu continui a vedere. Venga signor parroco, venga. Heidi. Sì. Tu intanto vai dentro. Io sto un attimo qua fuori a parlare con il parroco. Bene signor parroco, mi dica cosa vuole. Ciao. Lo sa che non mi piace essere toccato. Va bene. Perché avete mandato questa lettera? Hai ricevuto una lettera? Ma visto cosa c'è scritto? Sì, dobbiamo andare alla scuola. Con questo. Io non ho strettamente bisogno.
Dai, Ernest, dammi la mano. Venite a vivere con la bambina in paese. Ti ringrazio per il tempo che hai sacrificato per noi e mi rendo conto che su alcune cose hai ragione. Ma sono costretto a rifiutare. Né Heidi né io scenderemo giù in paese e non la manderò a scuola. Ernest, non mi resta che aspettare l'aiuto del Signore. Che Dio vi aiuti. Tagga questa lettera, non la voglio più. Può dire pure al maestro della scuola di mettersela in quel posto. Ormai l'ha letta. La saluto, Ernest. Arrivederci. Io qui sto bene con nonno, con Peter, con le caprette. Sì, ma devi andare a scuola. E c'è la salute, la natura. Il formaggio, noi mangiamo le cose. Vecchio, convincila che deve tornare con me. Non lo so, Date, è una cosa che deve decidere. No, lei deve venire con idee. Vai a stare con me. Heidi, Date, riportamela però. Heidi, sarà meglio non farcela. Heidi, tu puoi in città e dovrei andare a scuola, Heidi. Sì. Perché devi prendere un'istruzione, capito? Sì. Ora aspettiamo che arriva il treno. Ok. E comunque sia. Va bene. Partiamo e andiamo. Ok, stiamo sul treno. Peter, sei venuto a salutarci. Ma dove state andando? Noi ce ne andiamo a Francoforte, andiamo a casa. Heidi, devi tornare a scuola. Sei dispiaciuto, non ci vedi più. Non piangere. Dai, stai tranquillo. No, non piangere. Tanto poi tornerà d'estate. Quando la scuola finirà, Heidi tornerà di nuovo. Va bene? Dai, mi raccomando, guarda le caprette. Ciao Peter! Ciao Peter! Ciao! Stai andando! Eccoti, sei arrivata! Ciao Heidi! Ciao! Allora, qua ci stanno delle regole. Qua non siamo dal nonno, qua ci stanno delle regole da seguire. La mattina devi andare a scuola, ti devi alzare, devi seguire tutta la lettera, devi fare tutte le cose, quelle che fanno i bambini di città. Hai capito? E non sì. Pensare che qua tu fai la prepotente, perché qua hai sbagliato proprio zona e posto, ok? Perciò, ora... Tu cominci ad andare, vai a salutare Clara, la saluti, poi sali su, ti lavi i denti, fai tutte quelle cose che fanno i ragazzi, ok? Va bene. Ciao! Ciao! Io mi chiamo Heidi. Ciao, io sono Clara. Tu sei la bambina che è venuta da fuori? Sì! Le tue amiche. Sì, io sono contenta finalmente, un po' d'amicizia, un po' di compagnia. Sono sempre sola che leggo giornate intere. Sono messo su sta sedia a rotelle che non mi posso muovere. Meno male, va, sono felice. Io, Clara. Heidi, allora che stai facendo? Stai studiando? Sì. No, stavo leggendo. Distratta. Stavo leggendo. Non è vero, non mi raccontare bugie, Stai attento a quello che dici con me, Perché qua comando io. E basta,
deve finire. Qua ci stanno le regole, sei arrivata? Questa è la vita, perciò devi studiare e non voglio sentire, capricci. E metti la testa sul tavolo e guarda, perché ora starò io qua a controllare e a vedere che cosa fai e non fai. Studia, studia. E le leggi sono importanti. Che sei una capra. Dai, studia. Dove sei arrivata? A che punto? Hai letto? Sì. Piano piano. Perché devi imparare tutto di nuovo. Va bene. La signorina Rottermeier è cattiva! Dai Aiden, non ti stare a preoccupare. Dai, domani viene il signor Sesamo. Ti viene a prendere, dai Aiden, domani viene il signor Sesamo, il mio papà. Dai, non ti stare a piangere così, dai, non piangere, che ti porterà sulle tue montagne, dove tu vedrai di nuovo il nonno e gli uccellini e Peter. Dai. Clara! Sta diventando più... Clara, ma... E tu chi saresti? Io sono Heidi. Ciao Heidi, io sono il papà di Clara, il signor Sesama. Piacere. Ma Clara, perché stai in piedi? Voglio fare la sorpresa di Heidi. Sto fermo! Clara, tu cammini! Sì, papà, l'hanno sorpreso per te! Non ci posso credere! Il dottore sarà contento! Grazie, Heidi! Heidi mi ha convinto! Davvero? Sì! Ah, Heidi! Sono contento! Ah, ho dei regali per voi! Questo è un sacchiotto per te, Clara, so che ne desideravi uno. Grazie, padre, grazie. E per te hai di questo cappello. È bellissimo! Vi piacciono? Vi piacciono i regali? Sono bellissimi! Sì! Ah, Clara, oggi pomeriggio verrà il medico per la solita visita pomeridiana. Ok. Salve, signorina Clara. Salve, la dottore. Vedo in fuori. Grazie, dottore. Lei è Andy. L'amica mia carissima. Non mi piace affatto, signorina. Più tardi la voglio visitare. Non mi serve. Io sto benissimo. Mi manca la sua montagna, dottore. Ah, è la famosa ragazza, sì. È venuta a trovarmi. D'accordo. Allora. Sì, procediamo con i soliti esami. Sì. Allora, vediamo la mobilità. Che dice, dottore? L'ha detto papà che comunque io cammino e mi sono alzata? Che cosa ha detto, signorina Clara? Non so se papà gliel'ha detto che io mi alzo. Accidenti. È merito di Heidi. Ci crede, dottore? È una cosa incredibile. Ho passato 10 anni a cercare un rimedio. Devo parlare con il signor Sesaman. La signorina Clara cammina. Allora, torniamo noi. Si è calmata, signorina Heidi? Io non volevo scappare. Capisco. Le mancano le montagne? Sogno sempre quando dormo, che torno dal nonno. È per questo che io e il signor Sesman l'abbiamo trovata nel mezzo della casa. Si spiega tutto. Una soluzione. Credo di averla trovata. Lei resti qui e non si muova, mi raccomando. Non voglio prendere altri infarti.
Vado a parlare col signor Sesseman, lei si riposa. Povera Heidi, come deve aver sofferto, piccola mia. Buongiorno. Come stai, piccolina? Heidi, ho da dirti qualcosa e sono sicuro che quel che ti dirò ti farà molto piacere. Tornerai a casa tua in montagna. Davvero? Tornerò dal nonno? Sì, cara, torni a casa da tuo nonno. Non vuoi più? Non posso lasciare Clara. Non ti preoccupare, Clara adesso ha imparato a camminare e poi ti prometto che starò sempre con lei, te lo prometto. Non devi preoccuparti, puoi davvero partire tranquilla, è quello che vuoi, no? Sì, voglio tornare dal nonno. E quindi ci tornerai oggi stesso, sei contenta? Sì, grazie. Dobbiamo salutare Clara, eh? Ok. Intanto preparati per partire e io vado a chiamare Clara per salutarti. Va bene. Ecco Clara, Heidi se ne deve andare purtroppo. Ciao, ci vediamo presto, torno presto a trovarti. Ci mancherai Heidi. Grazie Heidi. Non piangere Clara. La rivedremo Clara, stai tranquilla. Tornerai presto. Infatti. Sono contenta, non vedo l'ora che ritorni da me. Ok Heidi, mi raccomando, saluto le tue caprette, il nonno e Peter. Sì. Ok. Heidi, un'ultima cosa. Devo ringraziarti che ti sei presa cura di Clara. E se non fosse stato per te, lei non avrebbe più mai potuto Cara camminare. Ok. Sono contenta che torni finalmente nella tua montagna. Okay. Ciao Heidi! Ciao! 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 Ah, nebbia! Un'altra giornata! Heidi non tornerà più, ne sono sicuro. Ma chi è? Nebbia! Presto, Peter non è tornato con le tavole. Nasa. Nonno! Heidi! Sono tornata! Heidi! Sono tornata! Veramente. Ma perché sei tornata? Pensavo che non tornavi più! Mi hanno rimandato qui perché io stavo tanto male a Francoforte, anche se c'era Clara, però io volevo tornare da te, volevo tornare dalle mie montagne, dalle caprette, da questo cielo azzurro. Allora Heidi, intanto sistemiamoci. Allora, questi sono i miei vestiti, no? Allora mettiamo qui. Allora, è bello, hai proprio un bel cappello, lo sai? Sì, me lo hanno regalato a Francoforte. Sì, ma dov'è il mio letto? Heidi, ho pensato di levarlo. Aspetta, ti posso spiegare. L'ho fatto perché come potevo sapere che saresti tornata visto che te ne eri andata via in quel modo? Allora tutto questo tempo hai pensato che io non tornavo più a casa? Sì, l'ho proprio pensato. Però qualche volta mi dicevo che era impossibile. Non potevo crederci, anzi diciamo che non volevo crederci. Avevo paura che mi avessi dimenticato. Non avrei mai potuto, nonno. Beh, ho creduto che saresti diventata una ragazza di città. E invece sei sempre la mia Heidi. A dirti la verità mi sarebbe davvero difficile immaginarti diversa. E poi tu sei cresciuta qui in montagna. E quindi appartieni a questo posto e non alla città, giusto? Sì. Ecco, vieni, adesso ti aiuto a fare il tuo letto. Ecco qua, fatto. Ecco qua Heidi. Nonno? Sì Heidi. Dai, anche lì a Francoforte avevo un letto. Non ne dubito. Ma non era un granché. Era duro o cosa aveva che non andava? Riuscivo a dormire bene a Francoforte. Qui
sei molto più bello, eh? Sì. Ma questo è Peter! Sì, è tornato, sì, lo puoi vedere. È tanto tempo che non lo vedi. Aspetta. Vecchio, l'ho portato lì. Peter! Sono Heidi! Non mi riconosci? Ok, che sono stato fuori più di 6 ore, ma adesso addirittura per le visioni mi sembra esagerato. Sono tornata! Perché non ho detto niente a nessuno? Heidi! Dove sei? Adesso adesso arrivo, Peter! Accidenti! Allora, com'era la città? Era bello, c'era Clara, però... E chi sarebbe Clara? Clara è la mia amica lì a Francoforte. È una bambina che prima... Eccomi ragazzi, poteva ho portato camminare. Anche la cena. Grazie. Sarei affamata? Beh, sono andato in paese oggi, ho trovato uno che me l'ha venduta. Grazie. Beh, allora, come vi sentite che non vi vedevate da tanto tempo, tu e Peter, eh? Quanto sarà passato? Un anno? Tanto tempo, Peter, eh? Davvero. Beh, non parti più? Già. No, non parto più. Infatti non parte più. Sai Peter, Heidi mi ha detto che in città ha fatto tante cose, vero Heidi? Sì. Adesso sa pure leggere. Non ci credo. Adesso sì, aspetta, so Peter. Leggere. Ecco, Heidi ha pure portato questo libro, Peter. Se vuoi Heidi, perché non insegni un po' a Peter a leggere? Lui certo. Non sa leggere. Certo Peter, sì, ti insegnerò io a leggere. Beh, non è roba per me. Ma nel frattempo non sei più venuto dal nonno. Quando te ne sei andata non sono più passato oltre la porta. Venivo solo per prendere le capre. Anche perché non sapevo se tuo nonno avesse voluto vedermi. Sai come è fatto. Dai Peter, non avrei potuto fare una cosa del genere. Dopo che te ne sei andata e io gli portavo le capre dopo il pascolo, lui mi guardava sempre con una faccia arrabbiata. Nonno, ma perché lo trattavi così? Beh, io... sì, certamente io... Ma guarda tu in che situazione devo trovarmi. Perché non mangiate qualcosa? Tu volevi mangiarti il mondo intero. E tu, Peter, se ben ricordo, hai sempre avuto un grande appetito. Bene, su, più che pregarmi, che cosa devo fare? Beh, io sono sazio. Non mangio. Ma dimmi un po', vorresti veramente non mangiare niente? Non stai male per caso? No, è che vedi vecchio, oggi sono stato più del dovuto al pascolo e mia madre è preoccupata, mi ha detto di tornare al più presto. Ah. Peter, anche se per cena abbiamo pane, formaggio e del latte. Beh, grazie tante vecchio, una cena magnifica, ma devo proprio andare. Allora, prendi qualcosa e portalo a casa da tua mamma. Ma non è il caso. Ma sì, perché no? Sì, sì. Facciamo ciao, i capelli. Aria di campagna. Che bello. Mi hai espresso un desiderio. E che cosa? No, non te lo dirò. Posso solo immaginarlo. Davvero non parti mai più? No, non partirò più. Ciao Peter, salutami tua mamma. Certo. Grazie a prendere domani mattina. Certo. Heidi è tornata. Come on.
Yo no, 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 no